Ciao amici, benvenuti su Koala Chef. Oggi prepariamo insieme una ricetta fuori dagli schemi. Per questa ricetta vi serviranno due cotolette di pollo con spinaci, 100 g di pasta, 100 ml di panna da cucina e 3 cucchiai di salsa piccante. Siete pronti? Iniziamo! Innanzitutto versiamo un filo di olio dentro una padella. E poi, appena l'olio è caldo, posizioniamo le due cotolette di pollo. Le lasciamo cuocere all'incirca 3 minuti per lato, fino a che non saranno ben dorate. Una volta cotte, le scoliamo dall'olio in eccesso e le mettiamo in un piatto, dopodiché le tagliamo in pezzettini piccoli. Mettiamo da parte una cotoletta e la mettiamo in un contenitore dai bordi alti. L'altra cotoletta invece la tagliamo in tocchetti piccoli e la teniamo da parte. Nel contenitore, insieme alla cotoletta, versiamo 3 cucchiai di salsa piccante e 100 ml di panna da cucina. Poi frulliamo il tutto fino ad ottenere una salsa abbastanza densa. Nel frattempo facciamo bollire l'acqua per la pasta e versiamo una manciata di sale grosso, poi successivamente 100 g di pasta. Riprendiamo la nostra padella e scoliamo l'olio in eccesso e aggiungiamo la salsa appena preparata. Stemperiamo la salsa con qualche mestolo di acqua di cottura della pasta per ottenere un condimento più cremoso. Facciamo scaldare il sugo e mescoliamo bene e quando la pasta sarà cotta la scoliamo e la versiamo nella padella insieme al condimento. Mantechiamo la pasta al fine di renderla il più cremoso possibile e aggiungiamo la cotoletta di pollo tagliata a pezzettini. Così inseriamo nel piatto anche la parte croccante. Ecco che la nostra pasta è pronta, è cremosissima e buonissima. Degustatela, fatela assaggiare ai vostri amici e scrivetemi nei commenti se avete avuto il coraggio di assaggiarla. E scrivetemi nei commenti se avete avuto il coraggio di cucinarla. A presto!